Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente vi porto sul canale la recensione, come promesso, di questa fantastica replica della DMC di una Safariland 6358 DO. In particolare questa replica va a clonare il meccanismo, il funzionamento dell'originale, oltre anche al pattern multicam della replica stessa. Allora, parliamo innanzitutto della Safariland. La Safariland nasce come casa produttrice law enforcement e di accessori militari, specificatamente di body armor, plate carrier, quindi di portapiastre antiproiettile, e successivamente si specializza nella produzione delle fondine. Le fondine diventano quindi la punta di lancia di questa casa, nata nel 1964 negli Stati Uniti, e porta fino ai giorni nostri praticamente l'utilizzo delle sue fondine, che sono pressoché le migliori in commercio. La DMC ha voluto replicare la fondina della Safariland proprio perché ovviamente nel mercato del soft air la fondina originale è molto molto costosa, il prezzo si aggira tra i 230 e i 300 euro, e in particolare proprio per questo anche le repliche che devono essere utilizzate per questo determinato tipo di fondina devono essere dei cloni perfetti dell'originale. Perciò parliamo di repliche della Umarex, come può essere praticamente la Glock 17 della Umarex o la Glock 19. Più la Glock della VE, che ha il carrello leggermente più spesso rispetto ad una delle precedenti dette, potrebbe avere delle difficoltà nell'alloggio. Invece, per quanto riguarda questa replica che ho voluto acquistare della DMC, non ho avuto nessun tipo di problematica. La fondina si presenta in una busta di plastica contenente la fondina e praticamente la parte che va attaccata a questo attacco FAST. In particolare è molto comoda perché ci permette praticamente la possibilità di sganciarla e riagganciarla nel momento in cui abbiamo bisogno. Inoltre questi attacchi FAST possono essere anche alloggiati sul corpetto tattico, sul cinturone o sul pad semicosciale, quindi ci permette un grandissimo livello di modulabilità. Per quanto riguarda la fondina in sé per sé, è una semplicissima fondina che ha praticamente nella parte superiore, come vediamo qui, questa leva di sgancio che permette praticamente il rilascio della pistola, e inoltre ha degli elementi caratteristici come questa parte qui frontale che permetterà quindi l'alloggio di pistole che hanno il dot sovramontato, come vedete per la mia G18, e ovviamente la torcia. Una domanda che voi vi potrete porre è: si può alloggiare la pistola senza comprare la torcia? Sì, è possibile, perché alla fine, come vedete, qui ci sono questi due fondelli. In questo fondello è presente un piccolo spuntone che andrà a inserirsi all'interno della canna della nostra pistola. Proprio in questo modo praticamente la pistola potrà alloggiare nella fondina senza l'utilizzo della pistola. Un altro elemento a favore di questa fondina è il fatto che all'interno, come le fondine più costose, presenta un rivestimento di un materiale simile praticamente al camoscio, che ci permette di non rovinare la pistola nel momento in cui non l'alloggiamo all'interno. Questa fondina per me è una fondina di ottimissimo utilizzo e inoltre ci permette di replicare in modo molto adeguato qualsiasi setup. In particolare io la consiglio per repliche di setup o moderne del development group, ovvero del ex SEAL Team 6, oppure del Delta Force, proprio perché questi sono i reparti che più la utilizzano. Oppure se volete fare un bel setup multicam, questa diciamo è una chicca, perché veramente le fondine da soft air sono veramente bruttissime e queste invece della DMC diciamo sono molto 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 simili alla controparte reale e molto buone. E io spero che la recensione vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.